settimana, Cristian Longobardi. La prima domanda è quasi scontata: come stai? Come so, questo forse sognerebbe chiederlo più allo staff, insomma, medico e sanitario. Mi stanno sicuramente seguendo in maniera ottimale. Io credo che manchi veramente poco, buone sensazioni, insomma. Ti abbiamo visto già corricchiare, iniziare un po' a no, prendere... Corricchiare mi sembra riduttivo, diciamo che... Volevo vedere, stavo punzecchiando. Stiamo spingendo forte, le prove sono andate tutte bene, credo che insomma manchi soltanto un po' il campo con assieme ai ragazzi, però mordo il freno. Anche perché immagino che va bene stare recuperando giustamente un infortunio, però a sapere che inizia il campionato e tu sei fermo ai box immagino non sia facile. Infatti ero uno di quelli che tifava per il rinvio dei campionati. No, i ragazzi hanno, io credo, la grande voglia e quasi la necessità di cominciare, perché li sento belli carichi, quindi è un bene che il campionato inizi questa settimana. Per quanto mi riguarda, speriamo di essere a disposizione il prima possibile per poter dare, insomma, il mio contributo. Li hai visti da fuori, anche in partita abbiamo visto in tribuna praticamente con noi, perché lì a poche file più sotto. Che sensazioni hai su questa squadra, anche conoscendo comunque le categorie, insomma, inferiori? È una squadra che mi ha stupito un po' per la grande intensità che ha già nel riproporre, insomma, quelli che sono i dettami del mister. Secondo me, dal punto di vista fisico-atletico, siamo già a un punto che io sinceramente non mi aspettavo. Per il resto si vede che ci sono giocatori che hanno grande qualità. Detto questo, la Serie D è un campionato che bisognerà affrontare soprattutto con la mentalità giusta. Ecco. L'ultima da parte mia, poi lasciate Marco. Non abbiamo ancora parlato, perché non ho fatto la domanda, quindi colpa mia. Essere qua a Parma cosa vuol dire per te? Nel senso, come sono andate anche le trattative? Sappiamo che col Piacenza è successo quello che è successo, poi ti ha cercato il Parma. Insomma, raccontaci un po' com'è stata la tua estate, diciamo, partendo non dal torneo della montagna, magari. Complicata. Beh, chiariamo innanzitutto la questione del torneo della magari montagna, è importante anche per... a scanso di equivoci. Esatto. Io ho giocato al torneo della montagna, ho fatto due partite quest'anno prima di trovare l'accordo con il Piacenza. Nel momento in cui ho trovato l'accordo con il Piacenza, io chiaramente non sono più a disposizione per fare partite varie ed eventuali. E comincio il pre-ritiro, che come faccio tutti gli anni, insomma una quindicina di giorni prima di andare in ritiro con la mia squadra d'appartenenza, mi alleno in un centro con altri ragazzi e insomma in un banale allenamento è successo quello che è successo. Poi sarebbe potuto accadere chiaramente anche durante partite amichevoli, eccetera, chiedo scusa. No, bravo, però insomma questo è quello che è accaduto. L'estate è stata complicata perché questo chiaramente ha rallentato di molto le cose, però io nel momento esatto in cui è successo quello che è successo con la squadra precedente, insomma, avevo la convinzione e l'idea che sarebbe arrivato qualcosa, diciamo, di ancora più stimolante. In effetti è stato così. Grazie. A livello di caratteristiche, prima o anche seconda punta, in altre parole, sei compatibile con Musetti? Ma insomma, prima ci dovete vedere in campo assieme. Io credo, insomma, mi è capitato di giocare con una punta vicino, da solo. Non credo sia un grande problema, credo che qui a Parma ci voglia soprattutto grande predisposizione mentale per fare quello che è il meglio per questa squadra, per questa maglia, cosa che già vedo in tutti i miei compagni, quindi non può mancare sicuramente da parte mia. Vieni dai 21 centri siglati con la maglia del Sestri, ti chiedo cosa puoi assicurare al Parma, cosa puoi portare in più al Parma? Ma sai, assicurare, allora, il pensiero mio è questo qua, nel senso, secondo me bisogna dimenticarsi di come ci chiamiamo, pensare che siamo una squadra di Serie D e siamo giocatori di Serie D, perché la verità è questa. Cioè, allo stato attuale delle cose, in maniera molto onesta, quelli che hanno dimostrato di essere di categoria superiore sono i tifosi, perché 9.000 abbonati non appartengono a una categoria come questa, però noi dobbiamo ancora dimostrare tutto, quindi in questo momento dobbiamo capire che siamo giocatori di Serie D in una squadra di Serie D al di là del nome. A fine
campionato, se avremo dimostrato di essere i più forti, allora si potrà dire magari altre cose, che c'erano giocatori da altre categorie, ma questo penso soltanto alla fine. Dall'alto tua esperienza, quali potrebbero essere le maggiori insidie? Le insidie di questo campionato qui sono quelle della mentalità, nel senso di doversi calare, che non sempre è possibile, nella mentalità che non sempre è possibile giocare un calcio piacevole, certe volte bisogna arrivare al risultato in maniera anche un po' sporca. La Serie D è questa, però penso che ce ne accorgeremo presto. A questo proposito, la partita con l'Entella, che immagino tu abbia seguito con attenzione, ha fatto vedere forse anche un bel gioco, cioè è un gioco da categoria o no? Io mi auguro che, allora, è chiaro che tutti noi speriamo di poter far risultato attraverso il gioco, ma credo che sarà così. È anche vero che ci vorrà un'altra parte di atteggiamento che bisognerà attuare in determinate partite. Non sempre ci si potrà arrivare attraverso il gioco. Quando non sarà possibile, bisognerà usare altre armi, che sono l'agonismo, sono la cattiveria agonista, insomma, queste cose qui. Di contro, rispetto alla partita con l'Entella, col Monza il gioco è stato, quindi c'è stato un po' le due facce della stessa medaglia, a seconda della squadra che magari si può incontrare. Io credo che più della categoria forse anche l'atteggiamento, perché magari quando si trovano squadre chiuse lì serve il bomber alla Musetti o alla Longobardi, che il primo pallone che passa te lo caccia dentro. Ma ripeto, io ne faccio una questione di mentalità di squadra, a prescindere dai singoli, è la squadra che deve capire il tipo di campionato che va a fare. Purtroppo ci arriviamo, questo non lo si può negare, senza partite ufficiali, soltanto un amichevole contro una pari categoria in un contesto particolare, quindi per questo motivo qui anche noi ci attendiamo, insomma, tutti quanti le risposte di un certo tipo, ma ripeto, vedo la predisposizione e l'atteggiamento giusto, questo sì. L'altro giorno Minotti parlava di mercato chiuso, anche se sappiamo che insomma con un po' di attenzione c'è sempre, però ha espresso parole di grande fiducia nei tuoi confronti, dicendo che per l'attacco siamo a posto, in sostanza, con te, con Musetti, non mi che appunto lui ha fatto. Però. Io al direttore Minotti insieme a Galassi, insomma, posso rivolgere chiaramente il mio ringraziamento per come si sono comportati dal punto di vista morale. Per il resto gli devo riconoscere un entusiasmo che insomma mi fa venire i brividi ancora adesso. Sono stati veramente coinvolgenti, quindi da parte mia va il mio ringraziamento. Presidente stesso, con il quale ho avuto il piacere di parlare credo per 5 minuti prima di una partita amichevole, trasmette un entusiasmo che è contagioso. Io credo che a questa squadra, insomma, l'entusiasmo non mancherà mai. Grazie.